tribuna d'onore che si sta riempiendo in questo momento. Inter che partirà da sinistra a destra. Buon Natale dalla curva, dicono, e allora tutto è pronto. Calcio d'inizio per il Brescia, tenuta bianca, tenuta nerazzurra ufficiale per i ragazzi. Liverani si va a piazzare, finché lui non si siede l'arbitro non dà il via, è una delle regole del calcio. Eccolo qua il signor Robertini che parla con console albanese, chiede conferma che tutto sia pronto. Calcio d'inizio, signori, è partito Inter Brescia, una partita che i ragazzi devono e vogliono vincere a tutti i costi. Subito offensiva del Brescia, in possesso palla sulla sinistra con Filippo Galli, palla per Filippini e il 17 quindi Emanuele. Subito il pressing alto di Gigione Di Biagio, Marco Tardelli in giacca nonostante la temperatura sia più vicina ai 5 gradi che ai 6. Con Di Biagio ancora che mette palla in out, rimessa con le mani di Kosminski ancora per Emanuele Filippini, il suo cross entro l'area, la testa di Cirillo, mette fuori Gigione, fa ripartire l'azione con capitano il tractor Zanetti, palla per Bruno Cirillo ancora, eccola qua la freccia del sud, il lancio in avanti per Zedo, mette giù di petto, palla fuori per Jugovic, attaccato, si libera bene di un uomo, mette in avanti per Recoba, anticipato nettamente da Petruzzi. Petruzzi ha dei ricordi tristi qua al Meazza, d'altra parte ce l'aveva contro Baggio l'occasione in cui abboccò una finta di Baggino. Intanto il Cino va a recuperare un pallone, Jugovic chiama il lancio lungo subito Vieri, sbaglia il tocco ma recupera la palla Zedorf, cerca di andare, la palla buona per Recoba, Vieri si intromette, blocca un attimino l'azione, Esposito fa ripartire l'azione per il Brescia, il lancio lungo in avanti, la percussione efficace ancora di Esposito, viene contrastato in out con una rimessa con le mani sul fronte destro offensivo che viene affidata ancora a Esposito. Lancio un calcio di punizione, dice signor Bertini, va Baggino a prendere in carico di questa palla dentro, chiama l'1-2 corto con Antonio Filippini, anzi con Esposito. Baggio, pennella, secondo palo, la testa di Cirillo regala il primo calcio d'angolo dell'incontro in favore della formazione del Brescia. Dario Hubner ha preso un po' una testata. Primo corner, lo va a battere Roberto Baggio dalla sinistra del fronte offensivo. Curva gremitissima dopo gli episodi di giovedì della gara contro il Parma. Qualcuno aspettava qualche striscione, invece no, l'hanno detto i ragazzi della curva. Il sostegno rimane alla squadra, abbiamo visto dalle prime immagini. Baggio, palla dentro, attenzione a Gigione che allontana, il gradatore mette fuori, Vieri di testa un po' sbilanciato, recupera la palla Emanuele Filippini, all'indietro per Petruzzi, l'ex romanista. Lancia lungo cercando l'inserimento di Dario Hubner, D'Artagnan, classe ed eleganza, Di Biagio, tocco per Jugovic, parte in dribbling, due uomini su di lui, Jugovic tocca corto per Caffè Colombia, Vieri viene incontro al pallone, Cordoba che avanza, cerca la percussione per Zanetti, il lancio lungo, Kosminski è in netto vantaggio, protegge la palla che termina a fondo campo con la rimessa affidata a Zarniček, completa tenuta arancione antinebbia, che va bene dalle parti di Brescia dove la nebbia è di casa. È pronto il rilancio dell'estremo difensore Zrnicek, il suo lancio è nella metà campo dell'Inter, Di Biagio, no, Jugovic di testa per Gresco, tocca il suo primo pallone, ancora il tattico, cerca di centrocampo, palla per Zedorf, fuori di prima per Di Biagio che è anticipato nettamente da Emanuele Filippini, commette fallo, si riparte quindi con questo calcio di punizione. Era in vantaggio Emanuele Filippini, intanto c'è Caloni, cerca il lancio lungo, la testa di Gigione, c'era fuori gioco di Emanuele Filippini, un conseguente calcio di punizione già battuto con D'Artagnan, palla per Jugovic, Baggio, Hubner in mezzo, il tattico parte, mette la freccia allarga per Zedorf, parte il dribbling il nonno, doppia finta, si libera bene, intanto cambia già un parziale in Serie A con Gigi Di Biagio che mette in movimento ancora Clarence Zedorf, Zedorf che cerca di liberarsi di due giocatori. E qua festeggiano perché va in vantaggio il Verona contro il Milan. Gigi Di Biagio, palla per Zedorf, il velo per Vieri, attenzione, cerca di passare, palla fuori, Gresco potrebbe caricare il sinistro, mette per Recoba, la palla è buona, palla dentro Vieri, Kuzmicek smanaccia via e poi mette in out Kosminski. Prima azione insidiosa al quarto minuto, un bel forza ragazzi, tanto per dare un buongiorno. Rimessa effettuata, Zanetti Zedorf, Saverio si porta il pallone, un paio di avversari a spasso, tocca per Caffè Colombia, largo per Gresco, Gresco per il Cino, eccolo qua, cerca una delle sue solite magie, punta l'uomo, alza la testa, arriva l'inserimento di Gresco, gli mette gran palla dentro, grande Gresco, cross, grande parata di Zmicek,
ed è corner numero uno, un Inter che inizia ad accelerare con i nerazzurri. Quarto minuto, prima Recoba, poi Gresco, due tiri cross, corner dalla sinistra, va a battere il Cino, sale anche Caffè Colombia, c'è anche D'Artagnan, attenzione D'Artagnan, attenzione D'Artagnan, attenzione D'Artagnan che sale, anticipato da Calori, Baggio allontana, recupera Cirillo, vai Bruno, chiama la palla Zedorf, c'è Bisoli, e Bisoli si è preso marcatura di Zedorf. Cirillo lancia dentro, a testa di Calori, allontana Gresco, Jugovic in due per una palla, D'Artagnan fuori per Cirillo, va in pressing Emanuele Filippini, Cirillo lancia lungo cercando Recoba largo sulla sinistra, il suo colpo di testa va in anticipo sul piccolo Esposito, non perché ce ne sia uno più grande ma perché sembrava abbastanza piccolino visto da qua, e Smice che recupera questa palla vagante. È stata una bella conclusione, poi non è arrivato in maniera efficace. Baggio, due su di lui, palla che schizza via, Emanuele Filippini tocca e allarga per Esposito. Esposito che avanza, c'è Antonio Filippini poco distante, viene servito, chiede l'1-2, lo tiene, ancora Esposito ma deve arretrare. Pressing alto, andrà palla al portiere, ve la diamo alla pari, eccola qua, palla al portiere con Zrnicek che esce e rilancia immediatamente sul disturbo del Cino. Palla nella metà campo dell'Inter, D'Artagnan, classe d'eleganza, tutti in piedi signori. Il rilancio di Blanc, a cercare la testa di Vieri, il suo colpo per Recoba, anticipato da un intervento efficace, poi c'è un gioco pericoloso di Emanuele Filippini. No, dice Carletto Mazzone dalla panchina, Bertini già se ne avvede. C'è questo calcio di punizione, siamo in Cinolandia, possiamo chiamare questa zona Cinolandia, vediamo. Vediamo se la regia ci aiuta con una distanza. Entro i 35 è Cinolandia, comunque entro i 35 è Cinolandia, vediamo. Cerca il movimento, c'è Di Biagio, c'è Recoba, il tocco largo per Zanetti, Zanetti tocca fuori ancora per Recoba, siamo esattamente al punto di prima. Recoba gira largo sulla sinistra per Gresco, Gresco allarga ancora sulla sinistra per Zedorf, lo di ala, se ne va in tunnel su Bisoli, mette palla dentro per Jugovic, attenzione Jugovic, salta l'uomo, il tiro, parata di Zrinček, ancora Caffè Colombia recupera ancora la palla, ancora Zanetti, va dentro, corner, forza ragazzi, e un bel inizio, la grande giocata di Jugovic, salta l'uomo, cannonata di destro, Zrinček smanaccia, Cordoba è in ritardo di 27-28 centimetri, non di più. Parte la rincorsa del Cino, gli stanno dando un po' di regalini natalizi intanto. Palla dentro, attenzione, Zrinček, calma, morbido, il pallone, intanto Gigi Di Biagio scivola a terra. Una spinta forse mentre cercava di andare, presa sicura. Questo portiere ha fatto un po' tribolare in estate, lo voleva il Napoli, sembrava dovesse diventare portiere del Napoli, poi alla fine a Napoli temporeggiavano e il signor Corioni invece senza pensarci più di tanto. Se l'è portato a casa, un buon portiere sicuramente. Intanto Zedorf è partito bene con Bisoli che non lo bolla ma l'ha già tunnellato una volta, gli ha già fatto capire che è lui l'addetto ai trafori quest'oggi. Rimessa con le mani con Gresco che tocca per Jugovic, si riparte con il tattico che mette palla dentro per Recoba, cerca il velo, Calori attento, sparacchia via, Cirillo e Hübner, anticipato Blanc, palla per Saverio, parte in dribbling su Kosminski, resiste, potrebbe toccare ancora per D'Artagnan, grande giocata del trattor, grande giocata di Saverio che può convergere, poi si ferma, da palla a Gigi Di Biagio, Di Biagio potrebbe toccarla ancora per Zanetti che non capisce, Bisoli recupera e lancia a lungo cercando Dario Hübner, è in vantaggio Bruno Cirillo che fa una giocata un po' imprecisa, poteva giocarla più morbida D'Artagnan, la sua classe, Jugovic attaccato, Gresco, calma ragazzi, ripartiamo con Bravi. Sbaglia, rilancio in avanti, Esposito gli porta via il pallone, recupera ancora Jugovic, palla per Vieri, il velo di Zedorf, palla che schizza nella zona in cui Petruzzi dà indietro a Zrinček, Vieri non ci va, Zrinček con il sinistro, non è il suo piede, si vede, Jugovic fuori gioco di Vieri, dal vantaggio l'arbitro Bisoli, Antonio Filippini riparte ancora l'azione del Brescia, larga per Baggio, tocca uno dei suoi primi palloni, lo tocca per Esposito, Esposito ancora per Antonio Filippini, c'è Bisoli poco distante, viene servito, siamo alla terza linea mediana del campo, ancora all'indietro per Calori, Calori che allarga sulla sinistra per la percussione di Filippo Galli, Galli per Kosminski, punta l'uomo, il cross dalla sinistra, la testa di Cordoba all'indietro, Silver Fox, tocca la palla anche lui, dice fatela toccare anche a me questa palla, tanto Carletto Mazzone che coperto come se facesse freddo quest'oggi prende esempio dal giovane Tardelli che è lì in giacchetta. Saverio si riparte, palla fuori per Zedorf, il nonno
tocca il pallone largo sulla destra per Jugovic, potrebbe giocarlo orizzontalmente per Di Biagio, preferisce fare giocata più semplice ancora su Zedro che salta Bisoli, cerca di andare, non si intende con Recoba. Recoba è uno che quando parte fa come minimo 4 finte di corpo e Zedro non ce l'ha fatta a stargli dietro, ne ha seguite 2, sulla terza appoggiato, altra finta di corpo del Cino che era andato via l'uomo, peccato che la palla fosse dalla parte opposta. Il rilancio di Smicek in zona Baggio, Gresco di testa anticipa, Hubner un campanile, la testa ancora di Cirillo, Bisoli mette giù un buon pallone, Antonio Filippini può servire ancora per Baggio, siamo ai 35 metri, Emanuele Filippini, ancora Bisoli, Baggio chiama palla lunga, Bisoli allarga sulla destra per Emanuele Filippini, il cross di Esposito, la testa di Cirillo che mette fuori, Zedor, palla vagante, si libera di Bisoli, può andare il contropiede, attenzione Vieri fuori gioco, attenzione Vieri fuori gioco, Recoba, posizione regolare, se ne può andare, ruolo di alla sinistra, Vieri va in mezzo, attenzione, cerca, cosa cerca? Cerca un cross che è impreciso, chiede scusa, ha colpito male il pallone il Cino, ripartono ancora loro con Kosminski, Filippo Galli attaccato, mette in movimento ancora Kosminski, Kosminski per Emanuele Filippini, Emanuele Filippini che avanza, si ferma, guarda il piazzamento dei compagni, cerca e trova la collaborazione di Baggio di prima, il tocco delizioso per Dario Hubner, c'è Cirillo che morde, Hubner mette palla fuori per Antonio Filippini, tocca ancora per Baggio, Baggio attaccato da Caffè Colombia, si libera molto bene di due uomini, poi Gresco gli mette palla in out, rimessa con le mani effettuata, Antonio Filippini può andare a cross, Di Biagio viene saltato, Antonio Filippini, due uomini addosso, c'è Baggio che va a soccorrerlo, cerca di guadagnarsi un calcio d'angolo, si guadagna una semplice rimessa laterale che comunque efficace, già effettuata, palla dentro a cercare Dario Hubner, c'era un fuorigioco, l'abito dal vantaggio, Gresco, Blank si riparte ancora con palla affidata a Jugovic, il lancio in avanti per Recoba, l'anticipo, Gresco controlla, si deve proporre e riceve efficacemente D'Artagnan, mette in movimento Vieri, Vieri cerca la giocata di prima per Recoba, Calori non è un pivello e non si fa sorprendere, Filippo Galli, Galli per Antonio Filippini, Baggio che cerca di andare via, la marcatura è ormai fissa, Recoba, perdon, Cordoba su Baggio, Cirillo su Dario Hubner, non fa una difesa a zona Marco Tardelli ma un'attenta difesa a uomo là dietro, con Blanca mette in movimento Vieri, Vieri che allarga per Zedorf, Zedorf che tocca per Zanetti, Zanetti che tocca ancora per Zedorf, deve darla subito a Jugovic, così avviene, Jugo punta l'uomo, c'è Vieri che chiama e ottiene 1-2, c'è un fallo su di lui di Petruzzi, l'arbitro comanda il calcio di punizione, se ne sono andati 12 minuti nel corso del primo tempo e sempre 0 Inter 0 Brescia con Di Biagio pronto a battere. Palla per Jugovic, il calcio di punizione per fallo di Filippo Galli e qua siamo in Cino Landia Vera per il colpo subito da Alvaro Recoba, protesta Emanuele Filippini, anche Petruzzi dice ma è il primo fallo che faccio, beh però se è fallo è fallo, non è che poiché è il primo si condona. Intanto la regia inquadra Filippo Galli, giocatore esemplare, uno un professionista di antico stampo, potremmo definirlo così. C'è questo calcio di punizione da Cino Landia, noi ce l'abbiamo qua pronto, 13 minuti, vi piace? Al 13° minuto un bel gol, vediamo. C'è anche Gigi Di Biagio, il Cino mette la palla ben a posto, Di Biagio dice tiro io, Cino ha detto tiro io, tranquillo tiro io. Parte la rincorsa di Recoba, ma non ancora perché Bertini sta ancora facendo piazzare la barriera a 5 che ha chiamato Zernicek, parte la traiettoria di Recoba, attenzione la piazza, palo, incrocio con la smanacciata di Zernicek, incredibile magia del Cino, non ce la fanno rivedere perché l'azione è viva ancora subito con Zedorf, recupera un pallone, può andare a cross alla destra, si ferma, palla dentro, secondo palo, Zernicek ci arriva in due tempi, recupera, rivediamo che cannonata, Recoba la piazza là e la palla colpisce il palo alla sinistra del portiere che la smanaccia proprio appena appena, intanto va in vantaggio anche la Juventus. Riparte intanto con Hubner sulla destra la formazione del Brescia, entra i ragazzi vicini al gol con una delle magie del Cino,
cerca di andare dentro, palla fuori, Antonio Filippini carica al destro, il cross centro area, Saverio, campanile, corner numero 2, si pareggiano i calci d'angolo. Dalla destra va a battere Roberto Baggio, vediamo dietro, questa inguaratura è bellissima e la palla si stampa sul palo con Snice, che non si capisce da questa inquadratura che la regia ci ha proposto se c'era oppure se era leggermente in ritardo. Baggio dalla bandierina, corner numero 2, parte la sua traiettoria, primo palo di Biagio, può allontanare, Vieri cerca di andare a gestire questa palla, la recupera, la difende, cerca di saltare l'uomo, commette poi fallo e si riparte quindi con questo calcio di punizione in favore del Brescia, con Baggio pronto a batterlo. E adesso bravo Antonio Filippini. Tanto c'è ancora un fallo commesso da Vladislav Gresko, sempre sul numero 18, anzi no, era su Esposito, Esposito che ha cercato di saltare e di andare via, poi sto messo giù. Calcio di punizione, dalla destra Baggio cercherà di piazzare il pallone, attenzione a Calori, attenzione a Hubner, attenzione a Kosminski, gente che di testa, Filippo Galli ha il colpo, parte la traiettoria di Baggio, attenzione, secondo palo, Frey, calma ragazzi, recupera con tranquillità la sfera, rilancia subito cercando Vieri, la palla è buona per Bobo, c'è Bisoli che gli tocca la palla in out, ma c'è anche una bella camminata sulla schiena, gli si appoggia sopra, quindi il fallo subito da Bobo. Troitolo Vieri, palla per il Cino, siamo ai 40 metri, punta l'uomo, chiama l'1-2 con Vieri, Petruzzi gli tocca via la sfera, palla giocata larga per Cordoba, Cordoba per Gresko, Gresko che la mette per Zedorf, deve saltare l'uomo, è Filippo Galli, anzi Petruzzi che si distende in sforbiciata rasoterra, fa ripartire l'azione con Baggio, Hubner, palla fuori per Esposito, Esposito cerca di mettere in avanti ancora più sulle gambe di Gresko che per servire un compagno, la rimessa quando sono andati 16 minuti, Inter è andata vicinissima al gol del vantaggio con almeno 4 azioni, 3 volte si è opposto con efficacia Smicek, alla quarta il palo lo ha salvato Jugovic, palla per Di Biagio per Vieri, Vieri ancora per Di Biagio, può allargare per Zedorf, viene servito largo c'è Gresko, vediamo se trova il varco, Zedorf cerca al limite dell'area ancora Vieri, difende il pallone, ne addosso due, gli toccano poi via la sfera, ripartono loro ancora Baggio, Calori, allarga sulla sinistra per Emanuele Filippini, attaccato da Zanetti, sovrappone Kosminski, la palla è lunga, D'Artagnan è in buon anticipo, controlla il pallone, glielo fa carambolare sui piedi, rimette il gioco con le mani toccando per Jugovic, da Jugovic a Cirillo, Cirillo subito largo per Caffè Colombia, poi ci ripensa Gerve verticalmente per Di Biagio, poteva lanciare lungo Zedor, perde l'attimo propizio, tocca per Vieri, Vieri ancora per Gigi Di Biagio, Di Biagio che tocca sulla destra, questo pallone rodente per Zanetti che non ci arriva, peccato, era giusta l'idea, aveva messo una palla che aveva tagliato bene tutto il campo per l'inserimento di Saverio che non è stato dotato per l'occasione di intercooler e quindi non è riuscito a raggiungere il pallone, serviva forse la macchina del ritorno al futuro per poter andare a prendere come partenza da fermi quel pallone. Saverio scambia sullo stretto con Jugovic, cerca di andare, Zedorf di prima per Bobo, attenzione, Tritolo, carica il destro, va dentro, attenzione, Bobo, tre potente, sulla linea, salvo la portiere battuto, poi ancora Jugovic, corner, ragazzi, allora sì che grande azione prepotente di Tritolo, dinamite pura, guardatelo, non ce la fanno a stargli dietro, tocca il pallone, poi si oppone Petruzzi, tanto continuano a tirare della frutta, della verdura, di tutto un po', bravi, gli dice Recoba, gli hanno tirato anche un petardo, e adesso gli ha tirato un petardo proprio addosso, gli hanno tirato un petardo addosso, è un po' frastornato il Cino, gli hanno tirato un petardo all'altezza dell'orecchio e continuano. La polizia però che è lì, c'è questo calcio d'angolo, si allontana, Recoba dice io lì non ci vado finché
continuano a lanciare un po' di frutta, un po' di arance, anche qualche petardo, uno è scoppiato accanto all'orecchio del Cino, che ci prova, cerca il tiro, attenzione, Blanc, sulla linea, era dentro, non era dentro, attenzione, Cirillo, carica, botta respinta, Gresco, cambia gioco da questa parte per Recoba, la palla è buona, rientra anche Blanc, attenzione il Cino, salta un uomo, cerca di saltarne un secondo, e Baggio che non ha bocca, vogliamo rivedere questa azione al 19esimo. Ancora con Recoba su corner, vanno via loro in contropiede con Emanuele Filippini dalla parte opposta per il gemello, esce facile Sebastian Frey, ma vediamo l'azione, il colpo di testa di Blanc, tanto c'era una trattenuta su Di Biagio, la palla è lunga, arriva Blanc, la piazza e sulla linea Emanuele Filippini, sulla linea Emanuele Filippini salva in maniera incredibile. Zanetti, palla per il Cino, è in condizione, cerca di andare, si prende un colpo, resiste Kosminski, poi si ferma e aveva possesso palla, si è fermato perché si è preso un colpo al volto da Kosminski, va a protestare con l'arbitro, gli dice io mi fermo perché tu mi metti una mano in faccia e tu non dici niente, l'arbitro non se ne sarà accorto. Tanto il calcio di punizione può batterlo Bisoli, Brescia un po' frastornato, dobbiamo trovarlo sto gol, recupera la palla al Cino, cerca il lancio per Tritolo, attenzione, Vieri si fa superare dal pallone, Bobo contro Petruzzi e Calori, alla fine riescono con un po' di fortuna a tirarsi via dalla situazione di impaccio, ripartono ancora con Calori, Gresco lo costringe all'errore, ma il tocco finale dovrebbe essere proprio di Calori mi sembra, perché ha cercato di saltare, rivediamo l'azione, Bobo si allunga il pallone, Petruzzi, la palla gli finisce larga, Petruzzi può proteggerla, Gresco, Jugovic controlla il pallone, lo mette indietro per Gresco, palla tenuta dentro, il tocco per Gigione, vai Gigi, vai Gigi, gioca sulla destra per Caffè Colombia, Cordoba che avanza, punta l'uomo, gioca lì dietro la sfera per Di Biagio, di prima per Vieri, Vieri al limite, potrebbe lasciare a Zedorf, tocca fuori ancora per Cordoba, c'era fuori gioco di Recoba, si ferma allora Caffè Colombia che parte in dribbling, tocca all'indietro per Zanetti, Zanetti potrebbe cambiare orizzontalmente, lo fa per Zedorf, Zedorf per Blanc, da Blanc a Gresco, Gresco che viene servito ora da D'Artagnan, ancora l'uomo venuto dall'est che cambia gioco da questa parte dove c'è ancora Di Biagio tutto solo, buona l'azione, efficace, Bobo ai 35 metri, palla fuori per Jugovic, uomo che arriva è Baggio, Jugovic parte in dribbling, c'è un doppio fallo, la vita dà il vantaggio e ripartono loro con Calori, Hubner, Cordoba e recuperiamo ancora noi la sfera e si riparte ancora con Frey, 22 minuti di gioco e sempre situazione di 0-0 al Meazza, il rilancio di Frey che butta la palla volutamente in out per consentire l'intervento dei sanitari a soccorrere, non è Filippo Galli, non è Petruzzi, dovrebbe essere un filippino, uno dei due, Emanuele Filippini, è lui che nello scontro precedente con Jugovic si è messo con il corpo davanti al tattico, non era giocata irregolare, ha visto bene il signor Bertini, protesta un po' Jugovic che dice ma guarda un po' cosa mi ha fatto, gli si è messo davanti, Jugovic si è frenato addosso, comunque fossero anche 75 kg in velocità fa sempre male, poteva anche starci però forse a vedere bene un calcio di punizione perché si è disinteressato del pallone Emanuele Filippini andandosi proprio a mettere in mezzo lungo il percorso che la sfera stava percorrendo per inibire l'accesso di Vladimir Jugovic, esce nel pantano Emanuele Filippini, Baggio rende palla, Hubner, Blanc, Cirillo, si riparte. Jugovic, ritorno di Biagio che riceve ancora palla, ecco qua il gladiatore, l'uomo che sa far quadrare il cerchio, il tocco per Caffè Colombia che avanza e serve Zedorf, Zedorf ha avuto una buona partenza, sbaglia questo tocco sullo stretto con Recoba, Baggio di prima, il tocco per Hubner all'indietro per Kosminski, si propone ancora Hubner, nessuno lo segue, Hubner può andare da solo in un face to face con Blanc, aspetta l'arrivo di un rinforzo, poi si prende un pestone dopo che aveva perduto palla, dopo che aveva perduto palla si prende il colpo da parte di Saverio Zanetti, colpo che c'era però aveva già perduto la sfera, punizione battuta con Baggio servito da Kosminski, Baggio per Hubner al limite dell'area, attenzione Hubner attaccato irregolarmente da Cirillo, attenzione a Baggio qua. Siamo in Baggiolandia, attenzione a questo calcio di punizione per il Brescia,
con Roberto Baggio che mette il pallone giù. Hubner ha cercato di andarsene via su Cirillo che prende, vediamo un attimino, beh, prende tutto, prende palla e poi anche piede. L'arbitro da dietro ha visto soprattutto il piede, ha visto cadere a terra Dario Hubner, chiama barriera a 4, va a rinforzarla anche Gigi Di Biagio. Barriera 4 chiede Sebastian Frey, Dario Hubner, Roberto Baggio, due che hanno il colpo buono sui calci piazzati, la fantasia di Baggio, la potenza di Dario Hubner. Vediamo, parte Baggio, cerca di piazzarla, Sebastian Frey mette in corner, l'aveva messa là all'incrocio. Prima conclusione al 25esimo, efficace direi, la piazza là all'incrocio, era proprio all'incrocio. Calcio d'angolo dalla sinistra, va a battere Roberto Baggio. È pronto Baggio a mettere palla dentro, palla che va alla testa di Blanc, nuovo calcio d'angolo. Quarto corner in favore del Brescia, sempre 0-0, però non si sblocca questa partita. Parecchie occasioni da gol create, ma Zamorano è lì che se la ride con Baggio, parte la traiettoria, mette palla fuori per Filippini, Zedorf gli tocca via il pallone, è in anticipo il gemello, poi arriva Bisoli, la ributta in avanti, Blanc si impenna la sfera, il rilancio di Calori da questa parte del campo dove Baggio e Cordoba se la vanno a contendere, è in vantaggio, c'è il fallo di Roberto Baggio su Caffè Colombia, c'è quindi il calcio di punizione, non mi sembrava irregolare la spinta di Roberto Baggio, ma comunque torniamo e portiamo a casa questo calcio di punizione che può andare a battere Silver Fox. Il lancio in zona Vieri, il colpo testa di Filippo Galli, la palla che si impenna, Bisoli, Di Biagio, ancora Baggio contro Cordoba, in vantaggio il nerazzurro, un colpo di tacco, poi di Biagio subisce il fallo di Antonio Filippini, c'è quindi un calcio, no, Emanuele Filippini, un calcio di punizione, d'altra parte sono uguali, si fa fatica a distinguerli, questa potrebbe essere anche incredibile. Calcio di punizione, batte Gigi Di Biagio, ma uno gioca a sinistra e uno a destra, quindi si distinguono facilmente. Batte il presidente, chiama la palla Recoba, Bisoli può allontanare, Baggio recupera la palla vagante, la nasconde, cerca di farla ricomparire, poi c'è il fallo di Di Biagio su Roberto Baggio. Gesto di reazione di Baggio, poi Gigione è andato là subito a placarlo. Carlo Mazzone ha fatto una O e ha scatenato la protesta e la reazione all'intervento soprattutto del signor Bertini di Arezzo. Subisce il colpo Baggio, poi Di Biagio va subito a chiedergli scusa. Tanto continuano a lanciare dei petardi, entra anche un pompiere in questo momento a prendere un fumogeno. Filippo Galli in avanti a cercare Hubner, la testa di Cirillo che allontana, Cordoba non ci arriva, recupera Baggio, sciavola dalla parte opposta, Gresco è attente, di petto, mette in movimento Jugovic che lancia di prima per Zedorf, attaccato da Bisoli, Zedorf deve saltare, Bisoli viene messo giù, c'è un calcio di punizione da battere sul fronte sinistro offensivo, da Clarence a Jugovic, da Jugovic a Gigi Di Biagio, da Di Biagio cerca il movimento ancora Zedorf, Di Biagio tocca per Recoba, Recoba che allarga, parte in dribbling, mette in movimento Di Biagio, Di Biagio cerca il pallone morbido, poi Baggio si libera bene, attenzione al contropiede, D'Artagnan un rimpallo, 3 contro 1, Cirillo si immola e poi D'Artagnan recupera un rimpallo e lancia lungo cercando Vieri, attenzione, buona azione di contropiede, Tritolo se ne va sulla sinistra, punta l'uomo, alza la testa, il suo cross è murato dall'intervento in copertura di Alessandro Calori. Rimessa con le mani già effettuata da Gresco, il pallone per Jugovic, tocca orizzontalmente per Gigi Di Biagio, esce un Filippini a seguirlo, Zedorf attaccato da Bisoli, palla per Zanetti, Zanetti cerca di far passare la palla per Zedorf, Kosminski è attento nella chiusura, con le mani Saverio dalla fascia destra, 28-50, è sempre 0-0, Zanetti e Recoba sullo stretto, palla per Zedorf, si può far girare palla per Gigi Di Biagio, Di Biagio gioca all'indietro per Jugovic, buona. Una manovra abbastanza efficace sullo stretto, Cordoba. Cordoba perde il pallone, poi commette fallo su Antonio, no, su Emanuele Filippini. È sempre lui che prende i colpi. Calcio di punizione quindi in favore del Brescia.
calcio di punizione in favore del Brescia all'altezza del cerchio di centrocampo. Siamo comunque nella metà campo dei Lombardi. Batte Calori, tocca largo per Emanuele Filippini, attaccato di Biagio, largo Kosminski, Emanuele Filippini si ferma, cerca in avanti Roberto Baggio, Cordoba lo anticipa irregolarmente secondo il signor Bertini, che ci sta che vada anche a ammonire Ivan Ramiro Cordoba. Ammonizione al 29esimo, ammonito Cordoba. Alla mezz'ora quasi, 29 spicciolo il momento dell'estrazione del cartellino. Calcio punizione da posizione da cui difficilmente Baggio tenterà il tiro. Però potrebbe provarci ad esempio Dario Hubner. No, si allontana, ci sarà forse un cross. Vediamo che cosa intende fare Roberto Baggio. Parte la rincorsa, c'è Baggio, c'è Filippini, chiama la barriera Sebastian Frey, tutto è pronto, sta per uscire Jugovic, parte Baggio, attenzione, il tocco laterale, caricato il tiro senza tante pretese di Esposito e la palla viene recuperata da Frey che mette in movimento subito Ivan Ramiro Cordoba, si agita in panchina Marco Tardelli. Il tocco per Cirillo, chiama palla Gigi Di Biagio, si allarga D'Artagnan Blanc sulla sinistra, ci proviamo ancora con Cordoba. Palla per Di Biagio che si va a prendere palla là, volendola portare in avanti. Di Biagio cerca il taglio per Vieri, la giocata è imprecisa, Zrnicek recupera palla, un Inter che è sicuramente calata dopo una bella partenza nel primo quarto d'ora, poi si è un po' rallentato, non è più riuscito a tenere il Brescia lì nella propria tre quarti. Baggio, Jugovic rilancia in avanti per Vieri, il colpo di testa per Zedov, in controtempo Bisoli che scaraventa via il pallone regalandolo però a Recoba che subisce un fallo, l'arbitro dà il vantaggio perché recupera la palla a Gresco che la difende, serve Di Biagio attaccato da Roberto Baggio, Di Biagio porta a spasso il pallone, scambia con Jugovic, da Jugovic a Blanc, controlla bene la sfera, movimento senza palla di Zedov che viene servito, attaccato, perde il pallone per l'arrivo di Galli e Filippini, poi ripartono ancora loro con Baggio, Bisoli, Galli in avanti ancora per Baggio, non ci può arrivare, recupera Jugovic, da Jugovic subito per Recoba, viene servito ai 40 metri, Cino parte in dribbling, si ferma, deve dare palla a qualche compagno, ci sono solo azioni individuali in questo momento, bella questa invece percussione sulla sinistra, il cross di Gresco che non alza il pallone, viene recuperato facilmente, poi Gresco ancora fa filare la palla in out, rimessa con le mani già effettuata con Jugovic, loro sono tutti chiusi lì, non ci sono tanti spazi. Cordoba, Cordoba che tocca lateralmente per Zedorf, siamo ai 30 metri, da Zedorf largo sulla destra per Zanetti, rolo di ala, palla fuori ancora per Zedorf, Zedorf per Di Biagio, Di Biagio subito per Gresco, Gresco può andare a cross da quel lato, attenzione la mette dentro, Calori di testa può allontanare, ancora Di Biagio, tocca il pallone commettendo fallo, c'è un calcio di punizione, fallo commesso da Antonio Filippini, calcio di punizione doveva battere Recoba, ci sarà palla verso l'area di rigore, sale Di Biagio, sale Blanc, sale Cordoba, c'è Vieri anche. Tutto è pronto, parte la rincorsa del Cino, secondo palo, Zrnicek con calma va a recuperare il pallone, era una palla troppo dentro l'area piccola dove non c'erano compagni, Zanetti controlla male il pallone, Hubner vanno in gamba tesa in due, poi recupera Zedorf, Blanc con calma, Jugovic subito per Gresco, buona l'idea, preciso il tocco, Gresco può partire, palla al piede, sbaglia il lancio, protesta per un tocco di mano di Esposito che se ne va, palla al piede, il contropiede, Esposito dalla parte opposta chiama la palla Hubner, Esposito va da solo, carica il sinistro, il tiro e il gol, il velo di Baggio fuori gioco, però disturba Baggio, disturba Baggio, il gol annullato per il tiro di Esposito, Baggio si mette davanti e Frey fa una finta quando è in posizione regolare, il gol viene annullato, mi sembra giusta per come l'ho vista in tempo reale la dinamica di questa azione di gol annullato ad Esposito,
che ha avuto però troppa libertà, andando di Biagio, va lottando a recuperare un pallone, il tocco, la palla in alto. Rivediamo intanto il tiro in fuorigioco, la tocca proprio Baggio di tacco. Sul tiro non era però in fuorigioco Roberto Baggio. Non era, mentre partiva il tiro di Esposito Roberto Baggio, c'era Hubner in fuorigioco, ma non Roberto Baggio, che era tenuto dentro da Cirillo. Intanto Zanetti va a recuperare un pallone, poi scambia con Zedor, vince un contrasto, mette in movimento Recoba di prima, attenzione, fa Targati che andiamo in contropiede, c'è Gresco che se ne va sulla sinistra, il Cino avanza, palla al piede, salta Bisoli, attenzione, lo risalta ancora Recoba, la mette dentro per Vieri, poi Filippo Galli può allontanare, riparte ancora la formazione del Brescia con Filippini. Baggio aveva giocato di tacco il pallone beffando Sebastian Frey. Palla recuperata, 1-2, ancora attenzione, il fallo di Jugovic sul numero 17 Emanuele Filippini. Se ne sono andati i primi 35 minuti di questo primo tempo con le squadre sullo 0-0. Il rilancio in avanti a cercare Dario Hubner, palla troppo lunga. Sebastian Frey recupera la sfera, fa ripartire Blanc. Vieri chiama la palla per Coba, fuori gioco del Cino, posizione irregolare segnalata dal signor Consolo, punizione battuta con Antonio Filippini, parte in dribbling, Juvic porta via la sfera, palla per Gresco, da Gresco a Zedorf, da Zedorf ancora a Gresco, Gresco che cerca di convergere, palla in avanti per Vieri, di prima per Coba, attenzione il Cino, cerca di andare, una mischia, la palla è lì, palla trattenuta, cosa fischia l'arbitro, viene il tiro, respinta con il petto di Svicek e ce la mette tutta a Bovo. Tritolo in quella mischia ha tirato una bomba, Svicek se l'è vista spuntare lì, Jugovic cerca di andarsene, può andare al cross, la mette dentro, attenzione troppo lunga, Zanetti non ci può arrivare, troppo alto per Zanetti. Tardelli invita ad andare a chiudere la squadra del Brescia lì su questa rimessa laterale con le mani all'altezza della bandierina sulla destra del fronte offensivo dei ragazzi. Kosminski con le mani in avanti, Filippini, Cirillo anticipa bene Dario Hubner, dà all'indietro a Sebastian Frey. Frey potrebbe dare largo il pallone per Cordoba, si allarga la difesa, i due attaccanti del Brescia, rilancio di Frey recuperato da Esposito, Zedorf va al disturbo, commette fallo, dice di sì il signor Bertini, c'è quindi un calcio di punizione, palla per Kosminski, Kosminski cerca di saltare Zanetti, se ne va, il lancio in avanti, c'è l'anticipo netto di Cordoba su Roberto Baggio, si arrabbia Baggio con l'arbitro, il rilancio a cercare Vieri, Petruzzi non ci può arrivare, Bobo controlla il pallone, attenzione, ruolo alla sinistra, face to face con Petruzzi, attenzione Recoba, cerca di saltare l'uomo, si guadagna un calcio d'angolo, il quarto corner del match. Salgono Cordoba e Blanc, si fermano Zanetti e Cirillo, scendono tutti i difensori, anche gli attaccanti del Brescia in area. Palla dentro, attenzione, il colpo di testa in anticipo su Blanc, Antonio Filippini sovrappone Baggio sulla destra con Gresco che lo insegue, Baggio che si ferma, cerca di saltare, aspetta l'arrivo di Esposito, da Esposito a Calori, da Calori a Emanuele Filippini, da Emanuele Filippini cerca di servire in avanti per Dario Hubner, c'è un fallo subito da Saverio Zanetti, commesso da Emanuele Filippini, l'arbitro ha visto tutto quanto, poi Zedor controlla il pallone, spalle alla porta, si deve girare da per Cordoba, Cordoba ancora per Zedor, due uomini addosso, salta Bisoli, cerca di andarsene sul ruolo di alla destra, salta anche Kosminski che lo manda giù, vediamo se c'è l'ammonizione per Kosminski. Dice di no il signor Bertini, c'è però un bel calcio di punizione, Inter che è andata vicina al gol in un paio di occasioni ancora, ma è un po' calata la squadra, sta facendo anche un po' arrabbiare i tifosi più esigenti. Questo calcio di punizione lo può andare a battere Recoba, vediamo, chiama a barriera 2 Zornicek, parte la rincorsa del Cino, palo dentro, secondo palo, Zornicek smanaccia Cirillo, il controcross in fuorigioco, tutti quanti, Vieri la piazza, ma si erano praticamente fermati anche nell'incisività di conclusione perché erano in posizione irregolare.
È pronto Sniche che intanto a far ripartire l'azione del Brescia. Ce ne sono andati 39 minuti nel corso del primo tempo, 0 Inter, 0 Brescia, parecchie occasioni, soprattutto nei primi 15 minuti, poi un po' il calo, vediamo se adesso c'è un acuto finale nei minuti finali. Intanto Jugovic recupera un buon pallone, subisce un fallo, dà il vantaggio all'arbitro, poi Petruzzi, poi Bisoli, un campanile di Biagio, mette giù il piattone, il rilancio per Recoba, la testa di Filippo Galli, Bisoli ancora cercando Baggio, Cordoba, gioco pericoloso di Ivan Ramiro che l'aveva anticipato netto. Calcio punizione battuto, no, dice l'arbitro, fa ribattere la punizione. Rivediamo, Cordoba brucia il tempo, ma non mi sembra assolutamente un gioco pericoloso perché era addirittura spostato, nemmeno l'impatto con il piede di Roberto Baggio, tant'è. Batte Calori, palla in avanti cercando Dario Hubner, Hubner attaccato, il rimpallo finale sulla gamba dell'attaccante del Brescia con Zanetti che rimette in gioco per Blanc. Blanc attaccato, Frey, Baggio che va al disturbo, Sebastian rilancia lungo, zona di Vieri, suo colpo di testa, la palla buona per Recoba, Recoba che cerca di lanciare Gresco, impreciso il tocco, Gresco scivola, Petruzzi ed Esposito non la meglio, poi Bisoli che gioca lateralmente su Filippo Galli, da Filippo Galli a Kosminski, da Kosminski rilancio in avanti con Zanetti che va a contrastare nella giocata facendo terminare la palla in out, rimessa con le mani di Kosminski, Kosminski guarda il piazzamento dei suoi compagni, arriva Roberto Baggio, c'è anche Emanuele Filippini, il pallone per lui, cerca di controllare il pallone, Zanetti glielo porta via, subisce un intervento falloso, Emanuele Filippini gli è aggrappato come fa il koala con l'albero e c'è quindi questo calcio di punizione, batte di Biagio, guarda il piazzamento dei compagni, 41 minuti di gioco nel primo tempo, 0-0 ancora, Blanc, Cordoba, serve un gol ragazzi, in queste partite bisogna farne uno. Jugovic, palla per Cordoba, pallone in avanti per Zedorf, il suo pallone non è controllato in maniera efficace ma fortunatamente scivola Filippini, palla per Vieri, il velo per Recoba, non si intendono, esce Calori, palla al piede, mette in movimento Baggio, il tocco per Kosminski, l'errore, Recoba recupera, può andare dentro, attenzione Cino, salta un uomo, un secondo, carica a sinistra Smicek, grande parata, grande Recoba, grande parata, grande Recoba, l'errore sul retro passaggio di Roberto Baggio ha scatenato il Cino, il suo tiro ha cercato il palo lontano, Zinice che è stato molto attento, ben piazzato, sta giocando molto bene questo portiere. Palla giocata da Jugovic per Gigi Di Biagio, Di Biagio mette in movimento Tritolo, anche lui ha avuto delle palle gol limpide quest'oggi, palla per Zanetti, Zanetti gioca orizzontalmente ma sbaglia il tocco per Roberto Baggio, si riparte, poi di malumore, palla per Gresco, anticipo Emanuele Filippini, scivolano molto i giocatori in campo, un film già visto con Esposito, palla per Antonio Filippini, Antonio Filippini ancora per Esposito, c'è Calori che sale ad Armanforte, si ferma Bisoli intanto, rilancio in avanti, la testa di Gresco, recupera Zedorf, controlla il pallone, mette in movimento Vieri, Vieri attaccato, mette fuori per Di Biagio, cerca il lancio lungo Recoba, attenzione il Cino, controlla il pallone, salta Filippo Galli, il cross per Vieri, libera ancora Calori, poi Bisoli butta via, recupera ancora Di Biagio, pressing finale dei ragazzi, forza ragazzi, palla sulla destra per Saverio, può andare al cross, Saverio, vediamo, chiamano 1-2 con Recoba, attaccato, gli toccano via il pallone, Emanuele Filippini, sovrappone Esposito dalla parte opposta, Gresco che lo va a chiudere, Esposito cambia gioco, fuori gioco di Dario Hubner, in anticipo Cordoba comunque, si riparte con questo calcio di punizione con Sebastian Frey che mette in movimento subito Bruno Cirillo, va alla freccia del sud sulla destra, palla per Saverio, Saverio che controlla il pallone, potrebbe darlo Di Biagio, così fa infatti, il movimento senza palla di Jugovic, Di Biagio lo cerca, lo trova largo sulla sinistra, non lo diala, sovrappone Gresco, vediamo, Jugovic, palla al limite per Zedorf, si deve girare, palla fuori per Di Biagio potrebbe caricare il destro, tenta la botta, c'è la deviazione, bisogna sempre cercarlo il tiro perché non sai mai quello che ne esce, in questo caso un bel calcio d'angolo, intanto stava molto meglio prima Pierpaolo Bisoli che ha avuto un face to face con una cannonata potente di Gigione Di Biagio. Adesso Recoba ritorna lì in zona petardi e arance, vediamo se gliene lanciano ancora e ci mancherebbe, non lesinano l'arancio i tifosi del Brescia come si dice. Parte la rincorsa del Cino, attenzione, la palla dentro, Vieri, Smicek, ancora, para, 44, tanto quarto uomo, come si intitola, Ivaldi, è lì, fermo, immobile, statuario. Cordoba recupera il pallone, allarga per Saverio, riparte una nuova azione offensiva, il tocco corto per Zedorf, si gira,
c'è Blanc poco distante, c'è Di Biagio un po' defilato, l'inserimento di Gresco, perde il tempo Zeedorf, salta comunque l'uomo, allarga sulla destra per Zanetti, Zanetti potrebbe andare sul fondo, tocca per Recoba, palla sul sinistro, può metterlo in mezzo, cerca la testa di Bobo, attenzione, troppo alto il pallone anche perché è deviato Emanuele Filippini, Zniček recupera la sfera e ora il quarto uomo si agita con la sua magica lavagnetta, dovrebbero essere penso 2 minuti di recupero, 2 interventi di Barella. Vediamo il quarto uomo quanto va a comunicare, scade in questo momento il 45esimo, il rilancio di Zniček, il controllo in anticipo, 2 minuti, potrei fare il quarto uomo. Palla in avanti per Jugovic, attenzione, cerca il lancio subito profondo a cercare Vieri, colpo di testa all'indietro, voleva trovare Zeedorf, scivola, recupera palla, ragazzi non molliamo, forza ragazzi, intensità, grinta. Palla di Saverio, in avanti per Zeedorf, attaccato, cerca di saltare Bisoli che non gli concede spazio e tregua. Palla in out con le mani Saverio, si propone, riceve Gigione Di Biagio, il gladiatore tocca per Jugovic, siamo ai 40 metri, Jugovic parte in dribbling, attenzione, converge, la mette per Vieri, gli tocca via la palla a Petruzzi, poi Baggio può far ripartire con un lancio lungo Dario Hübner, attenzione Hübner, cerca di andare, sbaglia il passo, gli ha messo una palla deliziosa Roberto Baggio, Cirillo fa ripartire ancora l'azione dei ragazzi con Di Biagio, chiama il lancio lungo per Recoba, vediamo, tocca corto invece per Jugovic, da Jugovic largo sulla sinistra per Gresco, il cronometro dice 46 minuti di gioco, Zeedorf anticipato da Petruzzi, palla per Baggio, Baggio che tocca per Esposito, porta via l'uomo Antonio Filippini, lancio lungo per Dario Hübner, non è posizione irregolare, Hübner controlla il pallone, cerca di saltare Blanc, poi cerca il tiro, si oppone con i piedi Sebastian Frey, poi Jugovic si prende un calcione, gioco fermo, mancano 50 secondi, forza ragazzi, possiamo andare ancora a fare un'azione offensiva, ultimo assalto, l'arbitro che guarda il cronometro, Zanetti bisogna un po' accelerare se no non ci sarà il tempo, bisogna accelerare perché sta scadendo il tempo, bisogna accelerare, sbaglia poi Jugovic, non si intende, Petruzzi adesso nasconderà il pallone fino a farlo ricomparire sotto la doccia direttamente, rilancio in avanti per Antonio Filippini, può andare a cross dalla destra, la mette per Roberto Baggio, Baggio che si deve girare, c'è l'anticipo preciso di Vladimir Jugovic che riporta su il pallone per Di Biagio, Di Biagio che avanza, ultima azione ragazzi, deve saltare da questa parte, c'è Zeedorf che si allarga, la palla è buona per lui, ultima azione, mancano, no è finito, vediamo se forse spazio per l'ultima azione con il petto sul tocco di Recoba, l'arbitro guarda il cronometro e manda le squadre a prendere il tè dell'intervallo, 47-13, 0-0, un primo tempo che è andato un po' a fasi alterne, una buona partenza nei primi 15 minuti, poi la squadra si è un po' seduta per riaccelerare un po' nel finale, 0-0 che è anche figlio però di una serie di grandi interventi del portiere del Brescia Zniček, e quindi le formazioni possono andare in pausa con le reti inviolate, 0 per l'Inter, 0 per il Brescia, noi torneremo in diretta con i secondi 45 minuti dopo la pausa. Questo c'è uno striscione dedicato a Cristian Brocchi, con grinta e con cuore, Chicco 23, sei un leone. Lui che è uno della curva, uno che da ragazzino era lì a vedersi le partite e adesso il suo sogno è quello di poter, iniziato dal secondo tempo, potersela vedere. Tutta la curva dicono, bisogna insistere a incitare, bisogna trovare questo gol importante, vediamo. Subito rilancio con Calori che allontana il pallone, Cirillo di testa, lo rimette nella metà campo, poi Vieri cerca di mettere in movimento Recoba, Calori riesce ad allontanare Emanuele Filippini, Jugovic recupera un buon pallone, attenzione Jugovic, palla per Zeedorf, carica il destro, fuori! Subito una partenza vibrante dei ragazzi, subito una partenza vibrante con la percussione di Jugovic che ruba palla, se ne va, tocca per Clarence Zeedorf, la sua botta radente l'erba, cerca il palo opposto al piazzamento di Zniček, intanto un gol pesante in Serie A con il Vicenza che va in rete a Parma, il rilancio in avanti, cerca il colpo per Baggio, Jugovic recupera ancora un pallone, ancora Zeedorf, sovrappone Gresco, viene servito, può andare Gresco, cerca di andare, gli toccano via il pallone, intanto si scalda Kansukur, si scalda Kansukur, il rilancio di Esposito in avanti per Dario Hübner, Cirillo gli ruba il pallone, serve il Cino, attenzione, va in tunnel, poi Bisoli anticipa Zeedorf, palla che va in out,
con un giovane raccatapalle che ha il suo bel da fare a stoppare quella palla che era alta il doppio di lui. Rimezza con le mani di Gresco, si allontana Cirillo, la palla in avanti per Recoba, controlla il pallone, cerca di andarsene, c'è l'intervento di Petruzzi che gli mette la palla in out. Inter che è nata subito vicina al gol con Zeedorf al primo minuto. Rimessa con le mani di Gresco, palla di Jugovic di testa, ancora per Gresco, alza la testa, piazza il suo cross, c'è l'impatto con il corpo di Esposito, palla che va in out, rimessa dalla bandierina, corner numero 6 prima della ripresa. Jugovic e Gresco chiamano il pallone, uno per l'1-2 con Recoba, l'altro per il tiro. Recoba mette la palla dentro, secondo palo, smanaccia Smircek, recupera ancora Jugovic, cerca di andare Di Biagio, l'1-2, Jugovic va dentro, rimpallo ancora Di Biagio, commette fallo, resiste Filippini, poi Di Biagio va a recuperare il pallone, bravo Gigione, il gladiatore, uomo dalle mille battaglie. La palla per la Freccia del Sud, cerca di centrocampo con Cirillo che lancia e Cirillo fa le cose più semplici. Filippini, il lancio per Baggio, Cordoba non lo molla un secondo, due su di lui, gli porta via il pallone D'Artagnan, e D'Artagnan, il rilancio di Jugovic, palla per Tritolo, si fa superare dal pallone, Petruzzi glielo tocca via, Bisoli, il lancio lungo a cercare Dario Hubner, Hubner che controlla di petto, mette in movimento centralmente Filippini, Antonio, scambia con Baggio, cambia gioco sulla destra per Esposito, Esposito ha un controllo un po' difficile ma mantiene possesso palla con Mazzone che si agita. Palla per Bisoli, da Bisoli a Filippini, da Filippini il cross ancora di Esposito, attenzione la palla dentro, Cirillo di testa può allontanare Di Biagio, lo anticipa Antonio Filippini ma il suo tiro è molto alto con Sebastian Frey che può far ripartire l'azione offensiva. Se ne sono andati 3 minuti, rilancio di Silver Fox, la testa di Vieri, palla per Coba, di petto, mette giù il pallone, attenzione il Cino, larga per Zeedorf, attenzione, Zeedorf può andare dentro, la mette per il Cino, largo, rodi alla sinistra, attaccato, cerca il cross, colpisce male, palla che va a fondo campo, peccato, applausi per lui. È pronto Zniček a far ripartire l'azione con un rilancio da fondo. Terzo minuto, palla Hubner, Cirillo, fallo di mano di Baggio, calcio punizione per noi con Di Biagio pronto a battere, apre largo sulla destra per Saverio, cosa ha fatto dice Baggio, probabilmente aveva fischiato il fallo a Dario Hubner, con Saverio che parte, palla al piede, allarga sulla sinistra per Gresco, si muove senza palla Zeedorf, viene servito, c'è Bisoli, Zeedorf si gira, bene, aspetta l'inserimento ancora di Gresco, palla fuori per Jugovic, c'è l'inserimento centrale per Vieri, cerca il colpo di testa, palla fuori Di Biagio, carica a sinistro, alto, efficace il gladiatore, applausi, si scalda anche Brocchino, e vieni Chicco Brocchi, eccolo qua Cristian Brocchi, serve un po' di pugnacità sulla fascia, allora potrebbe magari uscire Gresco, andare Zanetti a sinistra, Brocchi a destra, la butto là, oppure esce, vediamo, il rilancio di Zniček, la palla di Di Biagio per Jugovic, il rilancio in avanti a cercare Recoba, il colpo di testa per Gresco, vediamo se la tiene, cerca di andarsene, poi con un po' di fortuna Esposito gli porta via il pallone, scambia con Emanuele Filippini, palla per Antonio Filippini, Zeedorf, fallo, adesso per lasciarci più tranquilli, Emanuele è rimasto da questa parte, così è sempre il primo Filippini, le due Filippini si sono invertiti di posizione da un tempo all'altro, non è che hanno cambiato molto gli avversari però, perché li vedono uguali, quindi difficile capire la mossa di Mazzone. Bisoli per Antonio Filippini, attacca Cordoba, cerca di puntarlo e di saltarlo, invece tocca largo sulla sinistra, ancora Antonio Filippini, ancora Bisoli, esce Di Biagio in pressing alto, ancora Filippini, Cordoba, gli tocca via il pallone, il tocco finale del giocatore in maglia bianca, rimessa per noi con Caffè Colombia, sarebbe Saverio, parte palla al piede su Baggio, si porta a spasso Baggio, tocca lateralmente per Zeedorf, scivola Emanuele Filippini, allarga per Gresco, arpione al pallone, attaccato da Esposito, palla fuori per Zeedorf, non passa, poi Jugovic, controlla il pallone, ancora Di Biagio, se ne va a Rodi alla destra, servono più azioni sulle fasce, Di Biagio, palla per Blanc, Blanc che cerca la collaborazione di Gresco,
poi si ferma, guarda il movimento di Vieri, gli mette palla dentro, attenzione Zedorf, gli tocca via il pallone, Vieri viene saltato di conseguenza dal tocco e si riparte con Zrnicek che rilancia in zona Baggio, Cirillo lo anticipa bene, commette fallo Roberto Baggio, calcio di punizione, Cirillo ha voglia, fretta, vuole il gol, allora fa ripartire subito l'azione con l'arbitro signor Bertini che comanda però la ripetizione perché va tutta la posizione non regolare. Palla di Jugovic in avanti per Zedorf, ancora Jugovic, ancora per Zedorf che si muove bene, attenzione, si deve liberare di uno dei due filippini, arriva anche il secondo, palla per Di Biagio, Di Biagio per Jugovic, attenzione uomo che arriva, palla per Recoba, chiama e ottiene l'1-2, Jugovic va dentro dalla sinistra, messo giù, calcio di punizione al limite, fallo di Petruzzi, da lì Recoba ci sarà il cross però perché siamo quasi sul vertice sinistro del fronte offensivo, ha qualche parolaccio da dire il signor Fabio Petruzzi, giusta però la decisione, interviene in scivolata Jugovic, gli era andato via, fra l'altro ha anche sbagliato Petruzzi perché c'era un compagno che lo stava andando a chiudere, quindi regala adesso un calcio di punizione comunque insidioso a favore dell'Inter, quando invece poteva, se avesse lasciato andare via Jugovic, magari arrivare calori ad allontanare. Calcio di punizione, Recoba, vediamo se tenta il tiro da lì, cosa può pensare di fare o se mette palla dentro l'area, vediamo, io metterei un bel pallone morbido, così avviene infatti, c'è una mischia, c'è calcio d'angolo però. Corner numero 7, collezioniamo corner, ma gol non ne arrivano. 7 come i minuti che si sono giocati nel secondo tempo, con Sucure e Brocchi che stanno facendo il riscaldamento in panca, due palloni per Recoba, sceglie quello che gli piace di più, va a chiamare lo scambio corto Clarence Zedorf, punta l'uomo e regala palla al Brescia. Giocata non efficacissima di Clarence Zedorf, Tardelli che si arrabbia. È pronto il rilancio Zrnicek, serve la vittoria ragazzi, dobbiamo trovare i tre punti, forza ragazzi, su. Il rilancio di Zanetti, il colpo di testa in anticipo su Baggio, poi Kosminski rilancia, Dario Hubner, un buon controllo, mette giù il pallone, Cirillo, poi recupera Cordoba, si gira, gioca la palla su Di Biagio, via che si riparte ragazzi, via che si riparte, Di Biagio c'è predominio territoriale, sì ma non entra questa palla, Zedorf sovrappone Gresco, la palla per lui è profonda, Petruzzi è in anticipo, chiude bene, poi serve Esposito, Esposito con una Veronica, serve ancora Petruzzi, Petruzzi che parte in dribble su Gresco che scivola, si porta il pallone avanti, palla fuori per Zrnicek che può rilanciare di sinistro, Vieri che va al disturbo, Zrnicek che fa una finta, poi rallenta ancora l'azione ad arte, il rilancio a cercare la testa di Baggio, anticipato da Cordova e ci sta, Bisoli recupera però con calma il pallone, Filippo Galli, largo per Kosminski, Kosminski che può avanzare, Zanetti che gli contrasta la giocata, Kosminski lo salta, scambia con Filippini che mette in avanti con il tocco finale di Bruno Cirillo, palla che va comunque in out per questa rimessa con le mani, c'è una ripetizione quindi si riparte con il lancio in avanti, cercare Vieri, Vieri lascia la palla a Gresco, Gresco non ce la fa a tenerla dentro, la rimessa con le mani è in favore del Brescia, il rilancio di Esposito, palla in avanti con Cirillo che lascia quest'ultima terminare in out per una nuova rimessa con le mani, fase piuttosto tranquilla del match. Palla controllata da Zedorf, cerca di centrocampo, attaccato, c'è un fallo di mano, dal vantaggio l'arbitro e ancora il pallone sulla destra per Cordoba, Cordoba che può avanzare, cerca il cross, poi si ferma, tocca per Zedorf, Zedorf parte, salta l'uomo, si allunga troppo il pallone, Di Biagio, attenzione, la mette per Vieri, l'anticipo di Calori, palla vagante, ancora Di Biagio, Filippini riesce a mettere il pallone in out con una nuova rimessa con le mani che va a battere ancora una volta Gresco, palla fuori per Cirillo, giocata imprecisa, può ripartire ancora la formazione emiliana, il pallone per Baggio, attenzione Baggio al limite per Hubner, chiude bene Cirillo, Cirillo può far ripartire l'azione sulla destra con Zanetti, Zanetti
cerca la profondità Jugovic, Jugovic per Recoba, non si intendono e la palla va a fondo campo con una rimessa nuova, rimessa con le mani in favore della formazione in maglia bianca con Esposito, lancio in avanti di Biagio, controlla il pallone ma Hubner con un po' di fortuna vince il rimpallo, salta Blanca, attenzione, cerca il rimpallo per Baggio, poi Jugovic e Blanca hanno la meglio, intanto è rimasto dolorante a terra Gigi Di Biagio, vediamo, ce la fa, Gigi gli dice stai tranquillo, fa ripartire l'azione Zanetti in posizione centrale, palla per Zeedorf, gli scivola via il pallone, Zeedorf poi dà anche un calcione a Bisoli che mette, fa mettere il pallone fuori, c'è quindi una rimessa con le mani. Gioco fermo, quindi c'è il cambio, entra Christian Brocchi, vediamo chi è il giocatore dell'Inter che lascerà il campo. Rimane tanto dolorante a terra Pierpaolo Bisoli, Tanoli ha detto tu vai là e ti metti là in quella zona del campo, te ne vai là sulla destra. Classifica che per il momento lascia l'Inter alla luce dei risultati che si stanno verificando. Esce Zeedorf ed entra Brocchi, esce Zeedorf ed entra Brocchi, questa è la mossa al dodicesimo. Quindi non vedremo più Clarence Zeedorf al suo posto. Chico Brocchi, allora eccolo qua. Un Zeedorf che ci ha provato, esce tra gli applausi dei tifosi. Ci ha provato, ha lottato, aveva avuto una buona partenza, si è poi un po' smarrito nella parte centrale del match. Si mette la tuta, è pronto a coprirsi, visto che fa piuttosto freddo. Rimessa con le mani del Brescia che mette in movimento Antonio Filippini, il suo rilancio in avanti nella metà campo nella zona più lontana possibile. Intanto si scalda tutta la panchina del Brescia composta da Memo, Bonero, Iana, Correa e Marino, giocatori che non hanno certo un palmarès entusiasmante. Jugovic di testa, è lui che fa il trequartista in questa fase con Zanetti che è andato a fare il centrale insieme a Di Biagio. Cordoba può dare all'indietro per Sebastian Frey, Frey che rilancia la metà campo del Brescia, Jugovic di testa, Gresco, palla in avanti per Coba, anticipato da Petruzzi, il suo pallone in avanti per Emanuele Filippini, Cordoba è in anticipo, protegge il pallone, poi Emanuele Filippini glielo porta via, Cordoba lo manda giù, colpendo forse palla e piede, rivediamo l'azione. Si fa soffiare il pallone, una serie di rimpalli, poi si lancia, colpisce il pallone in scivolata, poi ovviamente non potendosi tagliare la gamba, impatta anche in quella di Emanuele Filippini. Tant'è, calcio di punizione sul fronte destro, c'è Roberto Baggio, vediamo, da lì fece gol contro il Parma nello spareggio, vediamo. Ci prova infatti, ma la palla colpita male, viene fatta ripartire da Recoba e Brocchi, attenzione al contropiede, va Chico Brocchi, eccolo qua Cristian che se ne va sulla sinistra, punta Gresco, cerca di andare dentro Brocchi, attenzione il suo cross di esterno, l'intervento di Bisoli in copertura, la palla viene messa fuori, ci sta mettendo tanto cuore Brocchi, va a recuperare questa palla su Esposito commettendo fallo, l'arbitro dice calcio di punizione. Palla per Jugovic, Jugovic cerca di lanciare Bobo Vieri, Petruzzi, vediamo, Bobo controlla il pallone, area fronte sinistro, face to face con Petruzzi, la mette dentro per Gresco, chiama l'1-2, attenzione, Bobo carica il destro, il tiro, una serie di batti e ribatti, poi Calori esce con Mestiere dall'area di rigore, rilancio in avanti, Gigione, Di Biagio, il gladiatore, recupera l'ennesima palla, la mette dentro per Saverio,
Saverio per Gresco, esterno sinistro, deve allargarsi, va a recuperare il pallone, può andare al cross, Gresco alza la testa, la mette, primo palo, Petruzzi allontana facile, Hübner e Gresco, è in vantaggio il giocatore in maglia bianca, controlla il pallone, si ferma poi aspettando i rinforzi, Di Biagio va in pressing alto, Esposito, palla in avanti per Emanuele Filippini, Cirillo si lascia cadere a terra, non c'è calcio di punizione, c'è semplice rimessa con le mani in favore del... Sono buttato perché c'erano anche gli estremi per la simulazione. Rimessa con le mani di Esposito, si fa vedere Emanuele Filippini, riceve, scambia con Esposito, darà palla indietro per Bisoli, così avviene infatti, parte in dribbling, palla al piede, mette in movimento Antonio Filippini, all'indietro per Petruzzi, Petruzzi che tocca corto per Emanuele Filippini, Emanuele Filippini che lancia in avanti per Dario Hübner, attaccato da Blanc che lo anticipa. Signore, bisogna sempre mettersi l'abito elegante quando si ha a che fare con un professionista del genere. Intanto sbaglia un'apertura su Brocchi, Saverio mette una pezza, il pallone è recuperato da Baggio, Antonio Filippini per Esposito, ruolo di esterno destro, Gresco che lo punta, Esposito cerca di andare, doppio passo, converge, tocca all'indietro per Emanuele, da Emanuele ad Antonio, da Antonio sulla sinistra per Kosminski, si è visto poco, il tocco per ancora Antonio, in avanti per Roberto Baggio, cerca la giocata di prima per Hübner, Blanc, ripartiamo con Di Biagio, cerchiamo il contropiede, vediamo, c'è Jugovic che si propone, palla in avanti, attenzione, cerca di saltare Calori, non passa, la palla giocata all'indietro da Esposito, ancora per Calori, Calori che avanza, palla al piede, movimento di Baggio, cerca il lancio in avanti per Roberto Baggio, Cirillo di petto per Blanc, ripartiamo ancora un'azione offensiva, squadra che sembra un po' sfilacciata in questo momento, squadre un po' lunghe, si può colpire di conseguenza, Zanetti, largo c'è Brocchi, bisogna andare dentro e mettere palla dentro per fare cross, Vieri si libera bene, attenzione Bobo, chiamano due con Jugovic, attenzione Jugovic, palla fuori, ancora Vieri, Bisolone, riesce fuori gioco di Dario Hübner e di Roberto Baggio, stavano rientrando dalla posizione regolare, Mazzoni dice Roberto, dice guardami, guardami, calcio di punizione già battuto con Di Biagio, chiama la palla Vieri, largo per Zanetti, c'è Brocchi largo che chiama palla ma viene da questa parte, palla al piede Zanetti, si porta a spasso tre giocatori, cerca uno sbocco, lo trova largo sulla sinistra di Traccani, intanto il Cino, palla dentro, attenzione, colpo di testa di Biagio, Vieri sbaglia sotto misura, che peccato, che peccato, si è trovato la palla lì sotto, il colpo di testa di Gigi Di Biagio, la palla che è rimasta lì, vedete che mettendo palla in mezzo ne scaturisce sempre qualcosa di pericoloso, anzi era Jugovic, poi Vieri sotto misura sciupa una ghiotta palla gol, ghiottissima palla gol, tanto c'è la palla che non viene gestita, è pronto ad entrare a Cannes, ma c'è Filippini che se ne va, mette in movimento Baggio, attenzione pericolo, Baggio ai 30 metri, cerca di andare da solo, Baggio cerca di far passare la sfera, non passa, Blanc esce palla al piede, e allora attenzione ancora a questa azione per Jugovic, Jugovic attaccato fallosamente, ci libera due uomini, se ne va da solo, attenzione Jugovic, può servire Brocchi, ruolo della destra, può andare a cross, Brocchi la mette da questa parte, Recoba, arpiona il pallone, salta l'uomo, attenzione il Cino, tiro, corner, forza ragazzi, dai che possiamo metterla sta palla, entra Can, chiama il cambio, entra Can, esce il numero 24 Gresco, si tenta, si insiste, fuori un difensore, dentro una punta, tridente puro, adesso con Recoba Vieri a Can, Recoba Vieri a Can, vai ragazzi, dalla bandierina, batte il Cino, palla dentro, una mischia, e Smicek, la palla che carambola tra la testa di Vieri e quella di Di Biagio, e recupera Zarnicek questa palla, la rilancia in avanti, non ci sono giocatori in maglia bianca, solo Antonio Filippini ci prova di testa, Cirillo lo beffa, Brocchi mette giù il pallone, si ferma, dall'indietro ancora per Bruno Cirillo, il tocco per D'Artagnan che gioca lateralmente per Cordoba, da Cordoba a Jugovic, sovrappone, adesso c'è Zanetti a sinistra, c'è Zanettino a sinistra, Jugovic è tornato in mezzo, Di Biagio, Jugovic due centrali, ma Jugovic è messo là davanti dietro le due punte, ha fatto delle cose decorose, il Cino parte, palla dentro, attenzione a Can, anticipato, palla fuori, ancora Jugovic, può andare al controcross, cerca largo sulla destra Brocchi, viene messo giù il pallone da Christian, cerca di andare, il cross, palla dentro, Vieri,
Cerca di pettinare il pallone sul palo lontano, non ci arriva con efficacia, peccato. Palla che termina a fondo campo, ma colpisce il pallone cercando il palo lontano, non riesce a dare la giusta direzione. 21 minuti e 0-0 a cuore nerazzurri. Serve questo gol, serve questo gol. Il rilancio in avanti a testa di Cordoba, controlla Bisoli, cerca di centrocampo, solitario nell'occasione, palla per Filippo Galli. Il pallone che viene controllato da Di Biagio, forse commette una fallo su di lui, dice l'arbitro, si ferma l'Inter, ma non Bisoli che se ne va, sovrappone Filippini, palla per Baggio, aiuta, attenzione Baggio, la carica e la mette a lato di una spanna, ha cercato proprio il palo alla destra di Silver Fox, molto efficace questa azione, ma buon per noi. Siamo ancora avanti, Akan, Vieri, retropassaggio di Calori, Zniček, smanaccia via con i piedi, non si può smanacciare con i piedi, avete ragione. Palla messa in out con Baggio che recupera il pallone e fa recuperare, intanto rivediamo il tiro di Baggio, a lato, no, ma Frey ha chiuso molto bene lo specchio della porta, poi sul ribaltamento di fronte un'occasione con difesa del Brescia un po' in affanno che riesce grazie al portiere a liberare. Esposito, attaccato da Zanetti, deve dare palla indietro, Zanetti che lo contrasta, Esposito che deve nascondere questo pallone, Zanetti, non c'è fallo finché gli porta via il pallone, il fallo lo commette chi? Lo commette Zanetti, secondo il signor Bertini. Calcio di punizione, batte Fabio Petruzzi, 22 minuti, se n'è andata la metà anche nel secondo tempo, nessun gol al Meazza finora, pochi gol in Serie A dopo le goleade di ieri delle partite in anticipo di Perugia e Napoli. D'Artagnan tocca per Silver Fox, allarga Cordoba, viene servito, Baggio non ci va, ci prova Filippini, poi preferisce andare a riprendere posizione al centrocampo con Vieri che difende il pallone su Filippo Galli, palla fuori ancora per Cordoba, pallone per Di Biagio, c'è Jugovic che va il pallone qua, palla in avanti per Brocchi, attaccato da Kosminski, subisce il fallo, resiste, cerca di andare, palla fuori ancora per Gigi Di Biagio, da Di Biagio ancora per Cristian Brocchi, Brocchi che deve andarsene sulla destra, tiene palla lì così, quando tieni palla lì poi te la portano via, si porta addirittura il pallone in out, non è una giocata efficace Cristian quella di tenere palla lì, forse è meglio andare con l'1-2, ma tant'è, non aveva neanche compagni, l'avevano chiuso subito due giocatori del Brescia, quindi non aveva più sbocchi se non tentare questa percussione personale. Ripartono loro con Esposito sulla destra, palla in avanti per Antonio Filippini che è venuto da questo lato del campo, cerca di saltare Jugovic, palla fuori per Esposito, il cross, cercare la testa di Hubner, la piazza e attento Silver Fox. 24esimo minuto, due occasioni negli ultimi due minuti per il Brescia, la palla per Akan, Vieri cerca di controllare il pallone, non è efficace la sua giocata, buono il tocco di testa di Akan, bisogna insistere però ragazzi, non bisogna mollare, Esposito, Zanetti che lo attacca, palla larga per Filippini, si sovrappone, sbaglia la giocata, recuperiamo con Di Biagio, e allora forza ragazzi che andiamo, dai, con Di Biagio, palla per Akan, palla fuori, imprecisa per Di Biagio, ma recupera ancora Jugovic, il movimento di Akan, chiama la palla Vieri, largo sulla sinistra per Recoba, Petruzzi in anticipo, protegge il pallone, lo mette fuori poi Filippini, rimessa con le mani, Cirillo che va a recuperare il pallone, anzi Blanc, palla con le mani per Zanetti che mette in movimento subito Jugovic, controlla la sfera, chiama la palla a Can, il pallone per Gigi Di Biagio, Di Biagio lo fa girare, da quella parte non si muove nessuno, bisogna cercare di proporsi un pochettino di più senza palla, Recoba, palla per Jugovic, ci prova Vieri, eccolo qua Vieri, cerca di andare 1-2 con Akan, attenzione Vieri, la grande parata di Zniček ancora, 25esimo, una bella azione, 1-2 con Akan, non ha avuto fortuna Tritolo, forza ragazzi, dai che va dentro sta palla, D'Artagnan di testa, anticipa bene, Jugovic di tacco, ancora Blanc, Zanetti che riceve, potrebbe servire subito Jugovic, così avviene infatti, subito Di Biagio, eccolo là, si allarga Brocchi, ci deve far vedere Blanc qua, la palla dentro per Cristian, attenzione, Zniček che è in vantaggio. Bisogna insistere, bisogna insistere. Tardelli non sta più nella pelle, il fallo intanto di Di Biagio su un Filippini, sembra Emanuele quello là. La bella azione, Vieri carica al sinistro, la piazza sul primo palo. E non è riuscito a colpire bene, c'è un cambio, entra Memo.
che poi è Mero in realtà, hanno scritto Memo, io continuo a dire Memo, ma è Mero il giocatore che entra fra le file del Brescia al 26esimo minuto. Vediamo al posto di chi, quarto uomo è là che ci fa un pisolino, entra per Filippini Emanuele. Oh, c'è un gemello solo, sarà più facile adesso. Attenzione, il Brescia. Quindi fuori Emanuele Filippini, esce un po' zoppicante, era lui rimasto dolorante a terra. Entra al suo posto Mero, quindi copre un pochettino di più in difesa in questo momento Carletto Mazzone. Calcio in avanti cercando Hubner, Cirillo in anticipo, ne contrasta la giocata. Si va a vedere Vieri, la rimessa con le mani a favore di Di Biagio, fa correre il pallone per Jugovic, esce al disturbo Antonio Filippini, ormai lo chiameremo solo Filippini perché ce n'è uno solo, Zanetti, Zanetti per Jugovic ancora, Filippini va al contrasto, cambia gioco cercando Gigi Di Biagio, di testa all'indietro per Bruno Cirillo. Intanto passa il tempo, siamo vicini alla mezz'ora del secondo tempo, sempre con le squadre sullo 0-0. Brocchi, palla fuori per Di Biagio, Di Biagio gioca corto per D'Artagnan, si propone e riceve Jugovic, Jugovic può servire Cordoba sulla sinistra che può avanzare, Filippini lo va a chiudere, palla in avanti per Recoba, subisce un colpo da palla comunque indietro ancora Cordoba, che risultatamente serve Gigi Di Biagio. Di Biagio cerca il lancio in avanti per Akan, attenzione, il colpo per Brocchi, attenzione Brocchi, un rimpallo, palla che va fuori, Di Biagio cerca di andare, Kosminski è in vantaggio, Bisoli, il lancio in avanti lungo la linea dell'out per Calori, è attento il tattico Jugovic, molto bene, fa ripartire l'azione, palla avanti subito per Recoba, siamo al limite dell'area, il Ciro cerca il numero, salta un uomo un secondo, cade a terra, dà il vantaggio all'arbitro. Palla non ha dato più che altro al calcio di punizione, Hubner vanificato sul tentativo da una giocata morbida di D'Artagnan, Cirillo la mette dentro, ancora Vieri cerca il tocco di prima, Calori allontana, poi di testa, ripartono loro con Esposito, cerca di andarsene, cade a terra su intervento da tergo di Zanetti, cade a terra come se gli avesse, viene ammonito Zanetti, come se gli avesse staccato la giugulare. Intanto rimane a terra il numero 31 Esposito, viene ammonito Saverio Zanetti, secondo ammonito del match al 28esimo del secondo tempo, dopo che al 29esimo del primo era stato ammonito invece Ivan Ramiro Cordoba. Gli mette una mano sulla spalla, fa finta di essere quasi morente, vabbè. Si riparte, Jugovic recupera l'ennesimo pallone, fa ripartire la palla in avanti per Tritolo Vieri, cerca il tocco per Akan, Akan e Vieri, azione sullo stretto, Bobo va da solo, un rimpallo, poi Mero, escono palla al piede loro con Filippini, Filippini che gioca in avanti per Baggio, Baggio che cerca di lanciare di prima, chiede scusa, voleva servire Esposito, ripartiamo noi ancora, forza ragazzi, D'Artagnan, dobbiamo farlo sto gol, non ci sono storie, dobbiamo farlo, anche 1-0 ma va a portare a casa la vittoria. Akan sullo stretto con Vieri, cerca di sfondare centralmente, Esposito di allontana la difesa del Brescia con Di Biagio sullo stretto contro Baggio, ancora Di Biagio, riparte, scivola, mantiene possesso palla, lancio lungo cercando Recoba da questa parte, la testa di Esposito, recupera Zanetti, lascia la palla al Cino, può alzare la mira, palla dentro, morbida, Vieri, la piazza! E di testa, ha cercato proprio di appoggiarla morbida sul primo palo, 29esimo, ancora Vieri, forza ragazzi! Ci agitiamo qua perché si sta sciupando tanto in questa fase, ma è calda, lo capisce Mazzone che manda due AO pesanti. E l'avevo piazzata là, Bobo Vieri, ha cercato proprio da fermo, era là a statuare, il rilancio, Zanetti mette giù, si riparte, vai Zan, vai Zan, vai Tractor, vai che la mette per il Cino, la palla è buona, attenzione Recoba, cerca di andare, cross dalla sinistra, punta Petruzzi, lo salta, va dentro, un rimpallo, poi allontana Filippini e poi Petruzzi, ancora Filippini, Cirillo sbraccia con Hubner, arriva Jugovic, parte, palla al piede, Filippini salta l'uomo, cerca il lancio lungo cercando Baggio, Silver Fox è in vantaggio, fa anche rima e con le mani fa ripartire Cordoba, 30esimo esatto, 0-0, forza ragazzi che andiamo, forza ragazzi con Cordoba, palla per Gigi Di Biagio, Di Biagio cerca in avanti Vieri, largo sulla destra per Cordoba, esce Filippo Galli a chiudere, Cordoba la mette in mezzo, limite dell'aria, Vieri cerca il velo, non abbocca, Mero esce anticalori, palla al piede, dall'area di rigore, da in avanti a Baggio,
Baggio attaccato da Cordova, nasconde il pallone, tocca ancora per Calori. Calori ancora rallenta l'azione dei suoi, servendo Filippo Galli. Filippo Galli parte in dribbling su Cristian Brocchi, mette in avanti per Kosminski, palla lungo la linea dell'out ma dentro regolarmente l'intervento regolare di Jugovic, anzi di Biagio. Jugovic servito da Cordova, largo Zanetti, viene servito e vai capitano, vai Tractor, palla per il Cino, all'indietro ancora per Zanetti, si va a vedere Cordova ancora, potrebbe cambiare gioco morbido cercando Di Biagio, efficace la giocata, Di Biagio mette giù con il petto, il movimento di Akan, verticale, attenzione, Akan controlla, di testa, cerca di servire Vieri, ancora Akan, allontana Filippini, Zanetti deve tenere palla dentro, vai Zan, e vai Pupi, può andare al cross, cerca la collaborazione, la trova in Recoba, parte, punta l'uomo, attenzione il Cino, cerca di andare dentro, salta il primo, non il secondo, arriva Filippini, butta via il pallone cercando di trovare la collaborazione di Baggio, poi Cordova, c'è il fallo di Roberto Baggio, se ne avvede il signor Bertini, calcio di punizione, batte Jugovic, chiede scusa a Roberto Baggio, palla di Jugovic centrale per Gigi Di Biagio, attenzione Gigi, la mette dentro, c'era fuori gioco di Vieri, ferma il gioco Bertini, sfuma questa nuova azione offensiva, quando sono 32 minuti il gol che non arriva, rivediamo l'azione precedente con Recoba che se ne va in tunnel, poi forse viene leggermente toccato, ci poteva anche stare un calcio di punizione visto che aveva saltato con un tunnel secco il suo controllore Petruzzi per l'occasione. Palla che viene rilanciata in avanti, la testa di Bruno Cirillo, un rimpallo, Dario Hubner, ancora Cirillo, esce palla al piede, Di Biagio, si riparte ancora, il lancio lungo a cercare Akan, attenzione, attenzione Zniček, manca il pallone Calori, poi Zniček fa solo della scena, io non renderei palla in questo momento perché Calori non ci arriva, Zniček impatta contro Akan, vabbè ridiamogliela questa palla perché in realtà gli è andato addosso ma solo un colpetto, niente di più, io gli renderei, darei palla a Recoba, gliela renderei là nell'angolino e poi gli andrei a chiudere, ha fatto un po' il furbo, intanto Recoba rende palla al portiere, Zniček con i piedi, Akan, però giustamente è un retropassaggio ma di Recoba, quindi può recuperare con le mani, può rilanciare lungo in zona Dario Hubner, Cordova, il colpo di testa, Brocchi anticipato da Kosminski, palla in out, rimessa con le mani a nostro favore, Cordova vanifica anche il tentativo di aiuto di un raccattapalle, dimostra buona atleticità nel saltare i tabelloni, Brocchi, il rilancio in avanti senza guardare, la palla viene servita, poi c'è ancora Cordova, perde il rimpallo con Kosminski che se ne va, attenzione, sovrappone Baggio, D'Artagnan si immola, allunga il piedone come tira molla e ripartiamo, Zanetti sbaglia il lancio, Jugovic cerca il pallone in avanti per Brocchi, adesso stiamo giocando così senza più lucidità, Tardelli che si sbraccia, palla sulla destra per Filippini, esce Gigi Di Biagio, palla al piede, pressing alto, Calori all'indietro verso Zniček, Akan parte in dribbling, rischia qualcosa l'estremo difensore del Brescia, il suo rilancio in avanti, la testa di Cordova, Jugovic preso in controtempo, Baggio controlla il pallone, fuori gioco di Hubner, solo contro Frey, protesta Dario Hubner, la regia ci riproporrà adesso un'immagine replicata, no, dice, non era in posizione regolare, vediamo, non è questo il momento del lancio, tanto le immagini vanno, vediamo, nettamente irregolare, nettamente fuori gioco, Vieri, siamo sul fronte sinistro, il Cino alza e mette in movimento Zanetti, ruolo di alla sinistra, può andare a cross, si deve girare però, palla fuori, ancora per Recoba, piattone, attenzione, la testa in calcio d'angolo di Kosminski, corner numero 9 e qua al numero 9 dobbiamo mettere, 35esimo, forza ragazzi, va Recoba, forza ragazzi, mettiamola dentro sta palla, mettiamola dentro sta palla, dalla destra, fronte offensivo, tutto il Brescia tranne Baggio in area a difendere, Recoba cerca di piazzarla bene, la piazza, attenzione, la testa, una mischia, Akan, il tiro, Zniček ancora, nuovo corner, sotto misura, la palla lì, ha cercato la zampata, va a batterlo Jugovic, bisogna accelerare i ritmi ragazzi, forza tattico, la mette dentro, primo palo, allontanano loro, recupera, non c'è nessuno qua, perché non c'è nessuno qua, ripartono loro 2 contro 3, Filippini per Baggio, meno male che colpisce male,
Mazzone fa finta di andare a prendere il pallone, poi lo lascia andare, rimessa con le mani Zanetti, subito per Cordoba, da Cordoba in avanti per Gigi Di Biagio. Di Biagio che gioca per Cirillo, non manca l'impegno, ma manca anche un po' di fortuna però, ragazzi. Il Cino avanza sulla destra, punta l'uomo, lo salta, poi commette fallo su di lui Kosminski, cambia gioco da questa parte cercando e trovando Zanetti. È Pupi che controlla il pallone, può metterla dentro, il suo cross teso, centro aria, a Can, la piazza per Jugovic, la manciata, fuori! E non era facile, ci ha provato però, bravo tattico, ci ha provato, non poteva fare altrimenti. Ha fatto una bella sponda a Kansukur sul cross di Zanetti. Rilancia Snice, 36 minuti, 9, vogliamo il gol ragazzi. Cordoba, palla per Zanetti, Zanetti per Di Biagio, sbaglia il tocco Gigi, ci riprova, mette una pezza, ancora Gigi, palla per Vieri, l'arbitro da un calcio di punizione a favore del Brescia, protesta Di Biagio, protesta anche Tardelli. Però aveva ragione, perché Di Biagio nel rimpallo ha messo una zampata su cui è andato a impattare Bisoli. Il calcio di punizione lo batte Calori, palla in avanti, Cordoba commette fallo su Roberto Baggio. Calcio di punizione importantissimo. Portare a casa i tre punti, è importantissimo portare a casa i tre punti, forza ragazzi, su. Calcio punizione, batte Baggio, c'è Filippini che va a chiedere, Baggio lo convoca, parte Baggio, palla dentro, colpo di testa di Cordoba, Blank, ne esce una mischia, Hubner, attenzione, ancora Blank, Hubner commette fallo, calcio di punizione a due in area per il Brescia. Calcio di punizione a due in area a favore del Brescia per questo gioco pericoloso di Laurent Blanc su Dario Hubner. Vediamo, Blanc mette il piede mentre Hubner sta calciando, calcio di punizione a due in area, veramente situazione di pericolo adesso qua al Meazza. 38 minuti di gioco, situazione di pericolo, situazione di pericolo. E qua Hubner, Baggio vorranno inventare qualcosa, teniamo duro, 38 minuti di gioco. Ci sarà il tocco per Roberto Baggio, bisogna fare attenzione, situazione di pericolo. Frey mette una barriera ricca, 5 uomini in barriera. Forza ragazzi, teniamo duro, punizione a due in area, attenzione. C'è Di Biagio, c'è Cordoba, teniamo la distanza, tenete i piedi sulla linea, dice Bertini. La voglio qua, dice Baggio a Dario Hubner. Attenzione, parte Baggio, il tiro, salta l'uomo, atterrato. Mamma mia. Va a protestare Gigi Di Biagio per questa simulazione di Roberto Baggio e viene ammonito. Ammonito anche Gigi Di Biagio. Ammonizione al 39. Vogliamo vedere, c'è un po' di confusione. Devi essere ammonito, devi essere ammonito, gli dice Gigi Di Biagio a Roberto Baggio. Tanto la targhettina amarilla se l'è presa lui. Va a protestare Zanetti, un po' di parapiglia. 40° minuto. Tanto rivediamo. Baggio ha fatto proprio una simulazione clamorosa. Allora l'arbitro lì o lo ammonisce, non può ignorare, non può ignorare, ha ragione Gigi Di Biagio ad arrabbiarsi. Non può ignorare perché Baggio simula e quindi deve essere ammonito. Non c'erano vie alternative da percorrere, se dà o dà rigore perché vede l'irregolarità, oppure se non giudica fallo, è perché, se è bellissima questa immagine, si vede bene, Baggio proprio anticipa la caduta, mentre quindi c'è un calcio di punizione in favore comunque del Brescia per l'ammonizione a Di Biagio per le proteste. Intanto i tifosi del Brescia lanciano contro Sebastian Frey dei petardi. Calcio di punizione ancora a favore del Brescia, 40° minuto. Baggio e Hubner, attenzione, parte la rincorsa di Hubner, parte il tiro, invece una deviazione, il tiro di Mero, palla altissima con Silver Fox, mette in movimento subito Caffè Colombia.
Cordoba avanza, grandi falcate, attenzione, Cordoba cerca di andare da solo, Cordoba va da solo, attenzione, se ne va sulla sinistra Petruzzi, il tocco finale in out, bravo Caffè Colombia, pugnace, forza ragazzi, forza, 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 palla per Saverio, può andare a casa dalla sinistra, salta un uomo, attenzione, salta il secondo, attenzione, va dentro, attenzione Saverio, la piazza, Jugovic, una mischia, fuori, allontanano ancora, Cordoba ancora di testa, contro cross, allontana Petruzzi, poi Hubner, ancora Cordoba, ancora Di Biagio, la mette a Recoba, attenzione il Cino, salta un uomo, attenzione, Recoba si ferma, palla fuori per Di Biagio, c'è Brocchi che chiama pallone, Gigi, andiamo per linee centrali, bisogna allargarla quella palla, il taglio per Brocchi, la palla è buona, Brocchi cerca il cross, corner, undicesimo, forza ragazzi, 41, forza ragazzi, 41, tutti dentro, un intero stadio chiama il gol, forza ragazzi, Inter, Inter dalla curva, Cirillo, anzi Brocchi va a battere il calcio d'angolo dalla destra, la palla dentro di Brocchi, ne esce una mischia, colpo di testa, un rimpallo, un campanile, palla dentro l'area, colpo di testa di Bisoli, una mischia ancora, Can, la palla è lì, l'arbitro cosa vede, protestano per un fallo di mano, palla ancora viva, ancora Brocchi, può andare a cross, la piazza dentro, scivola Cirillo, vediamo se ci arriva, vai Bruno, vai che la tieni, la tiene, bandierina di sinistra, salta l'uomo, può andare a cross, la mette dentro l'area, Can, fuori, non va, non va dentro, Vieri va ad accelerare la ripresa del gioco, 42 minuti, sta per entrare Marino, Mazzoni dice mettiti là, fai quello che vuoi, 0-0, una... serve la vittoria, qua non arriva, tanto cambiano ancora i parziali sugli altri campi, il rilancio di Smicek, Juventus che va ancora in gol, palla in avanti con Zanetti, palla recuperata, Jugovic esce palla al piede, Esposito, Zanetti perde il pallone, lo recupera Bonazzoli, fuori gioco di Hubner, si riparte con una nuova azione, sì, era fuori gioco di due metri, dai, due metri, Frey, forza Cirillo, se non, tanto ferma il gioco perché c'è un cambio, esce Hubner, entra Marino. Quarantatreesimo del secondo tempo, fuori Hubner, dentro Marino, 0-0 il parziale, ancora mancano 1 minuto e 30 più recupero, recupero saranno almeno 3 minuti, Cordoba cerca il lancio dentro, attenzione la testa di Vieri, la palla dentro l'area di rigore, ne esce una mischia, Filippini tocca fuori per Bisoli, suo controllo, l'anticipo di Cordoba su Baggio, Brocchi, buona la giocata di tacco, ancora Cordoba, ancora Saverio, c'è Recoba largo sulla sinistra, Saverio che si accentra, gioca per Di Biagio, da Di Biagio che si ferma a quattro uomini addosso, salta il primo, si ferma ancora, non ci sono compagni lì, bisogna stare un pochettino più larghi, ragazzi un pochettino più larghi, bisogna aprire un pochettino di più, palla larga ancora per Zanetti, lo dia alla sinistra, c'è il Cino che riceve, diamo la palla a lui, la mette dentro, attenzione una mischia, palla fuori, Zanetti, palla fuori, ancora Di Biagio, carica al destro, raso a terra, fuori, neanche una deviazione, peccato. Ci ha provato, ha cercato la botta potente a raso terra sul primo palo, non è andata. La buona percussione, poi gliela ha messa un po' laterale, ha cercato Ema, molto fuori. Non è riuscito a dare la giusta direzione, rilancio di Zniček, palla nella metà campo dell'Inter, la testa di Cirillo non ci arriva, Baggio recupera il pallone, tutto solo, può andarsene Kosminski sulla sinistra, attenzione, aiuto, Kosminski la mette in mezzo, D'Artagnan, è sempre lui, è Christian Brocchi che fa ripartire l'azione, Di Biagio, palla per Blanc, veloce questa azione ragazzi, il tempo è finito, 4 minuti di recupero, dice il quarto uomo, D'Artagnan rilancia per Akan, il colpo di testa di Mero, palla di Biagio, commette fallo su Bisoli, calcio di punizione, 4 minuti di recupero, guardiamo il cronometro, si arriva a 49 quest'oggi, forza ragazzi, teniamo duro, 49esimo, lì fischierà la fine il signor Bertini di Arezzo, calcio di punizione, batte Calori, palla in avanti larga, cercare Marino, nuovo entrato, Cirillo gli porta via il pallone regolarmente, palla giocata a Gigi Di Biagio, Di Biagio deve accelerare la giocata e lo tocca corto per Jugovic, da Jugovic potrebbe servire Zanetti, invece cerca il rilancio, attenzione l'errore di Jugovic, Baggio face to face con Blanca, attenzione, salta Blanca, attenzione, Baggio messo giù, un passo fuori dall'area di rigore, non poteva fare altrimenti, Blanc deve trattenere Baggio,
un po' il piede, un po' la palla, un po' col corpo. Qui siamo veramente in posizione pericolosa perché siamo sulla verticale del dischetto, dentro il semicerchio, dentro la lunetta dell'area di rigore. Posizione molto pericolosa, posizione molto pericolosa. Frey chiama una barierona di quelle importanti. Calcio di punizione, Baggio contro Frey dentro la lunetta, situazione di grande pericolo, di grandissimo pericolo. Baggio e Hubner, due specialisti. Forza ragazzi, teniamo duro. 46-44, sarebbe la beffa delle beffe, non vogliamo neanche pensarci. Parte la rincorsa di Roberto Baggio, tutto uno stadio con il cuore in gola. Parte Baggio, attenzione, Frey copre il primo palo, parte Baggio, la piazza alta, forza ragazzi, dai che ripartiamo, dai ragazzi che ripartiamo, dai ragazzi che ripartiamo. Quanto manca? Due minuti. Il rilancio di Sebastian Frey, palla per Akan di testa in controtempo, Vieri non ci arriva, palla fuori per Mero, Mero che ributta il pallone in avanti, Cirillo contro Marino, in vantaggio al nerazzurro, poi Marino recupera il pallone, ancora Cirillo lo fa suo, si porta avanti il ruolo di alla destra, se ne va a lunghe falcate saltando anche Kosminski, attenzione, Kosminski recupera, retropassaggio per Mero, attaccato Cirillo, vince il cross, attenzione a Khan, corner, bravo Cirillo, forte ragazzi, grinta, Cirillo, il guardialine gli sposta il pallone, lui gli dà un calcione, dai, batti Bruno, lascia l'incarico al Cino, allora vai dentro in area di rigore, forza ragazzi, anche Frey vuole andare avanti, stai lì Seba. La rincorsa di Recoba, attenzione, palla dentro, la testa di Petruzzi mette fuori, rimessa con le mani, forza ragazzi, giovane raccattapalle, veloce, dare quel pallone dentro, la rimessa con le mani di Recoba, scambia con Brocchi, Brocchi ancora per Recoba, mette il pallone giù, può andare al cross, piazza il pallone, secondo palo, Zrnicek, recupera ancora, Zrnicek che fa passare secondi preziosi, mancano 40 secondi alla fine, rilancio in avanti. La palla nella zona di Zanetti e Baggio, colpo di testa di Baggio, il colpo di testa poi ancora Zanetti, il pallone per Cirillo, attaccato da Filippini, Cirillo gli porta via bene il pallone, vai Bruno, attenzione, uomo che arriva, gli toccano via la sfera, recupera Calori, butta il pallone in avanti senza guardare, Blanchi contro Baggio, anzi contro Marino, c'è un fallo, Blanchi controlla il pallone, calcio di punizione che può andare a battere velocemente. Marino che si piazza lì, Blanche batte il calcio di punizione, è l'ultima azione, mancano 8 secondi, il lancio di Cordoba, palla dentro, forza ragazzi, mettiamola, Can, Vieri, si deve girare, attenzione, difende il pallone, Bobo! E l'arbitro lo ferma quando era solo contro Zmicek, ha visto un'irregolarità e qua finisce allora, sono 49 superati da 10 secondi in questo momento, si finisce 0-0. Mazzone vuol far entrare anche Iliana, chiedono il cambio ma non ce ne sarà tempo. Zmicek, è una partita chiaramente strana, tante occasioni da gol fallite, il rilancio in avanti e l'arbitro fischia la fine dell'incontro con Inter e Brescia che se ne vanno negli spogliatoi nell'ultima partita casalinga dell'anno 2000, anno solare 2000, senza un gol, terza prova consecutiva senza reti dei ragazzi. Anche quest'oggi hanno fallito tante occasioni, il palo di Recoba, le numerose occasioni da gol fallite, un vero peccato, non è andata bene, il Brescia ha onorato l'impegno lottando con le punizioni di Baggio creando anche qualche pericolo alla porta di Sebastian Frey, ma un Inter che qui non si può rimproverare sicuramente l'impegno, però la precisione là davanti è sicuramente mancata, un po' di cattiveria là davanti e anche un attento Zmicek che quest'oggi hanno impedito ai ragazzi di trovare il gol vittoria. Inter che quindi in classifica sale a quota 13, una zona che rimane molto molto bassa, sarebbe stato importante salire avanti visto che c'erano alcune squadre che avevano un po' rallentato la corsa nella giornata odierna, tant'è. 0-0 il finale del Meat tra Inter e Brescia. È tutto per questa gara, la linea, torno allo studio.